Il Consiglio regionale ha commemorato Michele Ferrero, imprenditore piemontese dell'omonimo gruppo dolciario, scomparso il 14 febbraio. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la legge sugli agriturismi. Il provvedimento punta sul territorio. Gli operatori piemontesi dovranno acquistare in prevalenza prodotti alimentari presso aziende locali e almeno il 25% dovrà essere di produzione propria. Studiosi e ricercatori hanno partecipato al convegno Meno luce più stelle, organizzato a Palazzo Lascaris. Alla sede del Consiglio regionale è stato intitolato un asteroide scoperto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica nel 1988. Protagoniste nei governi locali e nuovo ciclo di incontri di formazione promosso dal Consiglio regionale con la consulta delle elette, rivolto in particolare alle amministratrici. Il percorso gratuito si tiene tra il 6 marzo e il 2 aprile in 6 sedi sul territorio piemontese. Il libro Comuni della provincia di Vercelli è stato presentato nel Palazzo della Provincia, curato dal Consiglio regionale e dedicato agli 86 municipi vercellesi, e raccoglie non solo dati statistici ma anche cenni sulla storia, sui personaggi e sulle tradizioni. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Fino al 28 febbraio a Ceva, a Cuneo, è allestita a Piazze del Piemonte, mentre a Front, Torino, si può visitare la mostra fotografica con le immagini dell'alluvione del 94. Contribuire alla formazione di una cultura europea nella società piemontese e soprattutto nei giovani è l'obiettivo di Europuzzle, presentato dal Circolo dei Lettori e promosso dalla Consulta Regionale Europea con l'Accademia dei Folli di Torino. La ricerca Vivere Eguali, Disabili e Compartecipazione al Costo delle Prestazioni, curata da Enil Italia Onlus, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Si approfondiscono aspetti della Convenzione dell'ONU e della Carta dei Diritti Fondamentali dal punto di vista dei disabili.